Namaste, Namo e Namaha. Eccoci per il terzo video dello yoga in gravidanza. Questa è una sequenza pensata per il terzo trimestre di gravidanza. Ricordati di ascoltare quello che dice la tua ginecologa e se hai una insegnante di yoga di fiducia vai da lei, se non ne hai una posso aiutarti se hai bisogno. E stai per diventare mamma, questo momento si sta avvicinando e probabilmente hai voglia di vedere il tuo bambino, ma devi portare pazienza, che è il tema fondamentale della gravidanza. Ti invito a sederti in una posizione comoda, se non sei più comoda con le gambe incrociate non ti preoccupare, adatta ogni posizione al tuo stato, quindi deve essere tutto comodo e accogliente come te. E chiudi gli occhi. Il ventre sta diventando molto grande ora e quindi i tuoi polmoni fanno un po' più fatica a respirare perché il diaframma non si può più abbassare tanto. Quindi ti invito a espandere lateralmente il tuo respiro. Te la senti espirando, apri gli occhi e lasciali morbidi. Da qui dentro l'aria porto il mento verso l'alto e fuori l'aria porto il mento al petto. Inspiro, salgo col mento verso l'alto e espiro, mento al petto. L'ultima volta. Riporto la testa in posizione neutra, inspiro, guardo ora a destra. Torno al centro, fuori l'aria guardo a sinistra, dentro l'aria torno sempre al centro, fuori l'aria, ora guardo a destra e ora guardo a sinistra. Afferri con le mani la tibia della gamba davanti e inizi ad aprire tutta la colonna avanti e tutta la colonna indietro, quindi inspirando porto il cuore avanti, apro il mento, espirando ti appoggi come se ci fosse un'amaca dietro, comoda, comoda, ti chiudi, inspiro, apro e guardo il cielo, espiro, chiudo e guardo la ridico. A seconda delle dimensioni del tuo ventre ovviamente avrai più o meno capacità di movimento, non ti preoccupare, fai quello che riesci a fare. Ti porti nella posizione seduta, appoggi le mani sopra le ginocchia e adesso andiamo a disegnare dei cerchi. Tutto questo serve per andare a distendere il tuo bacino, la tua zona lombare. Anche qui le dimensioni dei cerchi le scegli tu. Ricordati soltanto quando sei avanti di aprire bene il cuore e quando sei dietro se riesci allontanare le scapole. Quando te la senti puoi cambiare giro dei tuoi cerchi sufi. Piano piano diminuisci la dimensione dei tuoi cerchi e ti porti seduta a terra. Stendi una gamba avanti, quella che vuoi, e l'altro piede lo porti vicino a te in questo modo. Ora da qui porti la mano destra o la mano del piede della gamba piegata all'interno e il braccio della gamba distesa dietro e fai una piccola torsione. Nel mentre, se lo desideri, disegni con il tuo piede, puoi disegnare anche qui cerchi, lettere, numeri, il nome. Espiro, torno al centro, fletto l'altra gamba e stendo la gamba che avevo piegato. Appoggio la mano all'interno, porto la mano della gamba distesa dietro e apro il cuore andando a guardare dietro di nuovo. Con il piede della gamba distesa vado a disegnare.
espiro, torno al centro, porto entrambe le gambe da una parte e con la tecnica dell'orologio, questa, mi posso portare in quadrupedia. Dalla quadrupedia andiamo a distendere tutta la colonna, inspirando porto la coda verso l'alto ed espirando porto la coda tra le gambe arrotondo. Fai quello che riesci a fare, non sforzare il tuo corpo, ma assecondalo. Assecondalo e fai tutto quello che desideri fare. E fai in modo che il tuo respiro rimanga sempre lento. E poi ti vai a sedere sui talloni, portando i gomiti sotto le spalle, resti qua in ascolto del tuo respiro. Da qui ti riporti nella quadrupedia, giri i piedi e cane ti guarda verso il basso. Da qui, se riesci, puoi stendere le gambe, altrimenti tenerle flesse. E con le mani passeggi, arrivi fino ai tuoi piedi, porti le mani sopra le cosce e srotoli la colonna, ti porti in piedi. Dai in piedi, inspiro, cresco, rischio di porre delle mani sopra la testa ed espiro, porto i palmi del cuore. Intreccio le dita delle mani, fletto leggermente le ginocchia, spingo lontano le braccia, inspiro, cresco, stendo le gambe, sciolgo le mani e flettendo le gambe, porto le mani sulle cosce, passeggio con le mani a terra, ritorno nel cane che guarda verso il basso e inspiro, piede destro all'esterno della mano destra. Con calma puoi salire e ti porti nell'affondo, riappoggi le mani a terra, resti qua quanto vuoi, ovviamente la durata dell'esercizio la scegli tu, e ti siedi sui talloni in balanza. Inspiro, ripasso per la quadrupedia e poi di nuovo nel cane che guarda verso il basso e porti il piede sinistro all'esterno della mano sinistra e sali con le mani sopra la coscia sinistra. Riporti le mani a terra e di nuovo ripassi per Balasana. Sali nel cane che guarda verso il basso, apri, porti le mani verso i piedi, apri le punte dei piedi verso l'esterno, abbassi il bacino e ti siedi in Malasana. Qui puoi muoverti, puoi stare ferma, puoi scegliere tu quello che vuoi fare. Da Malasana appoggi le mani a terra, sollevi il bacino, appoggi una mano alla volta sopra le cosce, torni a salire. Inspiro, cresco, mi allungo verso l'alto ed espiro, appoggio le mani sul ventre. Ora per tornare verso il basso, inspiro, cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa, intreccio le dita, spingo avanti lontano, dentro l'aria torno a salire, stendo le gambe, abbasso le braccia, porto le mani sopra le cosce, passeggio con le mani al tappetino e tengo le gambe distese. Da qui appoggio le ginocchia a terra, sposto le tibie da una parte e mi siedo sul tappetino. Il saluto al sole che abbiamo appena fatto lo puoi fare tutte le volte che desideri. Ti siedi sul tappetino e il saluto al sole che abbiamo appena fatto lo puoi fare tutte le volte che desideri e tutte le volte soprattutto che il tuo corpo riesce a sostenerlo in questo momento. E ci sono tantissime posizioni che puoi prendere se sei molto stanca. Se hai bisogno di queste posizioni puoi scrivermi nei commenti o contattarmi e posso aiutarti in modo diverso. Ora, questa era una pratica di yoga per le donne al terzo trimestre di gravidanza che stanno comunque abbastanza bene, o comunque stanno bene, hanno soltanto il problema dell'ingombro del ventre. E
Finita la pratica, ti invito a sederti o a sdraiarti sul fianco sinistro, ascoltare il tuo corpo e se vorrai potrò anche fare una meditazione, basta chiedere. Mi auguro che la pratica ti sia piaciuta. Unisco le palme delle mani al centro del petto, porto i pollici alla fronte, Namaste, i pollici al cuore, Namo, le mani sulla pancia, Namaha. Grazie per aver visto questo video e buona giornata.